Ciao ragazzi, qui è Delta 28 e siamo su Mortal Kombat Aftermath. È da un pezzo che non lo porto, è vero, è da un pezzo che non lo porto. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. No, andiamo su combattimento online, vediamo come siamo messi perché ci sta il torneo ancora attivo. Io ho fatto giusto dei combattimenti solo per ottenere il primo premio. Ah, Madonna. Ah, sì, ci sta il testing. Vediamo un po'. Mamma mia, sono a 60-60. Cioè, proprio alla perfezione, proprio. Sto be messo bene, insomma. E la grafica è completamente, estremamente a palla. Quindi, buon per me, insomma, no? Questo è una cosa straottima. Bene, vediamo un po' la situazione. Livello. Grazie, grazie. Aggiornamento dati di gioco. Ah, vuol dire che è finito il. È finito tra 9 giorni. Ok, allora vediamo un po' la situazione. Noi dobbiamo vedere questo. Ecco, vedete? Questi sono i costumi da sbloccare. Noi abbiamo solo questo. Sì, perché mi piace solo questo. Lo confesso. Mi piace solo questo qua di Jade. Donna Serpente, poi oltretutto. Quindi solo per questo se lo merita. Solo per questo. Sì, ci sta anche la skin di Kano. Che è simpatico, però non mi andava. Non ci faccio nessuna partita online perché non me ne tiene, lo ammetto, sono fatto così, però era per vedere la skin. Facciamo qualche torre personaggio, torre generico, e in questo caso, vedete quante torri ho fatto, ho sbloccato tanta bella roba, mamma mia. È da un pezzo che non facciamo, le torri, però in questo caso ci dedichiamo a fare qualche personaggio in combattimento, in questo caso Raiden. Che ho messo pure la skin di Mortal Kombat 9, che è stato riproposto in realtà la prima volta si è mostrato nel 2 e nel 3 come Mortal Kombat, come capitolo. Intanto vediamo le intro, che sono comunque accuratissime e si dovrebbe sentire sia la mia voce e sia la voce. Ammettilo, Raiden. Sei un predatore. La Terra non attaccherà il regno esterno. Se avessi speranze di conquistarlo, lo faresti. Ok, vediamo un po' la fluidità del gioco, perché alla fin fine considerate che io non ho portato il video di Mortal Kombat con la nuova scheda aggiornata, quindi un motivo in più che dovevo per forza testare il game. Più che altro volevo vedere anche la fluidità del gioco. In questo caso vedo che è decente. Poi Raiden è forte con questa skin, quindi meno male, meno male. Oggi ci dedichiamo a fare un po' di menate tra personaggi e soprattutto richiamare tutte le skin classiche dei personaggi. In questo caso è inutile dirlo, ma voglio cambiare il combattente nella prossima run. E che bello, Raiden ha perso. Vabbè, ha perso perché gli ha fatto il Fatal Blow, quindi a posto. Ah. In maniera molto accuratissima. Va bene, detto questo, ancora devono uscire i nuovi, come si chiamano, i nuovi costumi che vogliono proporre per Aftermath. Cioè, praticamente niente novità proprio per Aftermath. Hanno detto che ci stavano questi nuovi tre pack costumi che ero molto interessato. Io spero dei costumi ninja a tema Mortal Kombat 3. E vi parlo per i ninja classici, quindi i ninja, cioè Sub-Zero, Noob Saibot, e infine non ci dimentichiamo, Scorpion. Con la skin di Mortal Kombat 3 sarebbe stra interessante, soprattutto perché io ho delle skin che ho fatto dei sottospecie di riferimenti, quindi i riferimenti sì, però preferisco avere proprio le skin originali, sarebbe la cosa migliore. Sarebbe anche bello dei slot extra per i costumi, perché 5 slot sono troppo pochi. A mio avviso, almeno un 7. Perché là sì che sarebbe più divertente, soprattutto perché i capitoli, diciamo, di Mortal Kombat interessanti sono almeno 4 o 5, considerando che ogni capitolo che hanno fatto. Sono non 5, sono forse anche di più, considerando che la skin dell'1, del 2 e del 3 sono abbastanza importanti. Fanno bene essere dei bei riferimenti, però avrei preferito mille volte
avere qualche slot in più, perché comunque voglio la skin del capitolo attuale, quello là del 10 se ci sta un'alternativa, quello là del 9 e ovviamente quella versione Armageddon, e poi i tre originali, così sono 7 effettivamente e il gioco è fatto. Sì, palesemente sì, anzi in realtà vi ho menzionato 6. Sì, 1, 2, 3. Sì, no, perché ho detto anche Armageddon in realtà, quindi sono 7, però Armageddon comprende l'ere. Voglio cambiare personaggio. Vabbè, mo facciamo una cosa simpatica, guardate. Cambiamo combattente. Seleziona combattente. Oh, guarda che bello. Mo facciamo Raiden sempre, però con la skin originale. Ma c'è un problema. Perché mi dà la skin sbagliata? Come aspetto estetico, eh? Non è che ho sbagliato la skin. La skin è quella, la 1 di Mortal Kombat 1. Fatemi vedere. Intanto... ecco, vedete? Ecco, così abbia fatto Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2. Posso dirmi una delle tue prediche? Tu sfidi la volontà degli dei anziani. Puoi giurarci. Lol, come si sistema lui. Sì, perché così vedete due differenze di combattimento. C'è sta. No, comunque ci sono sempre continui riferimenti al Combat Pack 2, Combat Pack 3. Ragazzi, state buoni, state calmi, tranquilli, perché purtroppo con la situazione del Covid sta dando problemi all'America. Poi ci sta la questione che vogliono vendere la Warner Games, quindi ci sta anche una situazione di denaro e di dare diritti e cose varie. È un po' un macello, perché sto prendendo questo in considerazione. Tanto bellissimo che i miei avversari mi stanno facendo tutti fatal blow, qualcosa di spettacolare. Mo lo pretendo di farlo anch'io. Ma dai, mi ha fregato con Baraka. Lol. Vabbè, semplice e normale. Bene, che stavo dicendo? Quindi io credo che il Combat Pack 2 se ne parlerà per settembre-ottobre, ragazzi. Ad agosto, cioè, sarebbe già figo se questo fine mese introdurranno un trailer. Sarebbe una figata. O per il mese prossimo, agosto, che manca pure poco. Effettivamente non sappiamo niente di news, non si sa nulla di aggiornamento. Allora come è stato come ha massacrato. Intanto hanno migliorato la cosa del sangue, quindi credo che hanno fatto un update interessante. Anche gli update ci sono stati, comunque gli aggiornamenti di come si chiama, di Mortal Kombat ci stanno sempre, quindi boh. Arrivato Baraka che deve rompere scatole. Oltre a questo, che volevo dire, certamente io stavo pensando che comunque saranno sempre 4 e 4 i personaggi, Combat Pack 2 e Combat Pack 3, però spero che faranno un'espansione del roster e aggiungere altri 7 slot per fare palesemente un intero riga per il nuovo roster, che comunque il roster arriva attualmente a 42 personaggi. Non è che è poco. Cioè, effettivamente non è poco come personaggio. Però aggiunge qualcuno in più. Mamma mia, sarebbe ma ancora meglio. A mio avviso sarebbe sempre ancora meglio. Bene, come vi ho detto, vogliamo fare tutti i riferimenti a personaggi classici. Quindi in questo caso Kitana. Abbiamo Kitana. Ma sfruttiamo Kitana per questa versione classica. Poi dobbiamo cambiare personaggio e siamo un altro personaggio. Sempre sul classico. Faremo tutto sul classico, raga, ok? Che onestamente c'è sta tutto. Poi non lo so, secondo voi? Sì? Dai, c'è sta. Oh, ecco qua, guarda com'è bello vedere tutti i personaggi con le skin classiche. Khan, hai molto da imparare. Accetto ogni consiglio, Kofan. Ti forgerò come l'argento. Round 1. Ottimo. No, poi è bello che comunque hai dei bei stage nuovi o vecchi. Baraka non fa le scatole, sta un po' ovunque. Ovviamente è inutile dire che useremo anche Jade con la skin classica.
Anche se cacciarò la Jade dovrebbe avere la skin di Mortal Kombat 3 in teoria. Anche il 2, perché c'è sta la versione secret, il personaggio segreto. Attenzione dal 2, però ha le stesse armi e, armi e tecniche di Kitana in teoria, quindi non lo prendo in considerazione per questo motivo. Aiaia. E vado. Bello. Comunque, considerando, io sono ancora indeciso qual è il combat parte 2 o 3, quale metteranno per primo, perché comunque da quello che stanno dicendo tutti che il primo il combat parte 2 sarà Havoc, Smoke, Xena e poi infine Takeda. L'unica cosa che si domanda è il terzo combat pack quale sarebbe. Molti stanno già ipotizzando Melina, che è probabile, o sicuro, cioè se non c'è un combat pack 2 sarà o nel 3 o nel 2, comunque ci può stare Kitana, Kitana, buonanotte Melina, e può darsi anche Ash. Però non si sa gli altri due personaggi chi possono essere effettivamente, ma ci stanno un po' di dubbi, palesemente, lo stanno a dire un po' tutti, che effettivamente ci sono dei dubbi di quali saranno i prossimi personaggi, eh. Dubbi è un parolone, diciamo semplicemente che la gente si stanno facendo troppe domande e ci sono troppe ipotesi, insomma. Io queste ipotesi non li prenderei troppo in considerazione. Bellissimo, c'è Johnny Cage con la skin classica. No, non è con la skin classica, peccato, speravo. Vabbè, tanto mo lo rivedremo però con un altro personaggio che stavolta sarà... Sapete che facciamo? Ecco, Kung Lao, versione Mortal Kombat 3. A sto punto c'è sta, dai, c'è sta tutto. Eccolo. Kung Pao, amico. Sono stanco di correggerti, Cage. Scusa, è un riflesso. Lol. Tutti odiano Johnny, anche amici, non amici, cioè tutti lo odiano. Anche gli stessi gli amici diventano nemici praticamente. Allora, comunque, la mia teoria sugli altri due personaggi, io spero assolutamente Ermac e Reptile come gli ultimi due personaggi da proporre insieme a Melina, però Sector e Syrax sono quasi obbligatori da mettere, però ormai sono nel dubbio più colossale, cioè sono nel dubbio del tipo non so che cosa faranno. Può darsi pure che faranno la cosa disgraziata, cosa che c'è può pure in parte stare. No dai, Baraka, la parte più disgraziata che c'è può stare da fare è che mettono Melina nel combat pack 2, mi mettono Smoke e mi possono mettere magari Sector e Syrax per esempio. Non disgraziato, in senso cosa più che giusta. E poi mettono Xena con Havoc insieme ad Ash e magari Takeda come Combat Pack 3. Ci sono tante ipotesi, posso mettere veramente tanta roba. Staremo a vedere, insomma. È tutto da vedere. Certamente i personaggi più fattibili sono quelli che abbiamo appena menzionato. Sector e Syrax in primis per la questione che sono cameo della campagna, quindi devono starci per forza, soprattutto perché già hanno fatto la base dell'IA, quindi devono solo sistemare gli equipaggiamenti, devono migliorare qualche combo extra con le fatality e le brutality, più le friendship, essendo due personaggi completamente distinti e separati. E infatti avevano le loro friendship personalizzate. Poi staremo a vedere in futuro con le loro pose vittoriose, con le loro intro o come... Quindi in pratica devono mettere, diciamo, le basi per gli extra dei personaggi. Capito? Quindi alla fin fine questo, non è che dovranno fare tutto un personaggio da capo. Più che altro un setting devono fare, però hanno già la base dei personaggi, eh. Quindi ecco perché probabilmente al 98% li metteranno
Forse, sto... Poi mettono pure Smoke, metteranno sicuramente Smoke sicuro, per un banale motivo, e ve lo dico subito il perché. Perché praticamente Smoke è un personaggio importantissimo per la questione di lore. A parte perché hanno messo Noob Saibot, e Smoke e Noob Saibot vanno a braccetto come stile di combattimento, e li hanno sempre messi insieme. Fanno poi coppia. Non temo il tuo bastone. Potresti farti molto male. Parole aggressive, Jade. Poi c'è da dire, sì, perché voglio sentire quello che dicevano. Poi c'è anche da dire un'altra cosa simpaticissima, che se non mi dimentico, raga, è che la questione è anche il fatto che come si chiama? Il fatto è anche che Smoke fa praticamente molto coppia anche con Spectre e Cyrax per la versione Cyborg, soprattutto per il fatto di Triborg. Cioè, di lore c'è sta. Quindi, e poi perché è un personaggio appunto di Mortal Kombat. E poi c'è un'altra questione da non sottovalutare, è il fatto che hanno proposto Smoke in come si chiama? In Mortal Kombat Mobile. Il fatto che hanno messo lui, puzza, perché nell'intro che hanno fatto del trailer di presentazione del personaggio, posso essere onesto, si vede chiaramente che è un personaggio che non fa parte, ok, non fa parte del... cioè, sì, l'hanno presentato per il mobile, però a mio avviso sembra troppo non da mobile, mi spiego meglio. È troppo accurato, troppo dettagliato, e qualcosa mi dice che quella è la versione, tra virgolette, di Mortal Kombat 11. Soltanto come skin alternativa, però. Skin alternativa, quindi ci sarà una versione extra di Smoke, che sono molto interessato e curioso. Poi staremo a vedere in futuro, insomma. Però lo metteranno. Poi abbiamo la questione di Xena, che è un punto interrogativo, però sono state uscite immagini. Xena però l'avevo troppo forzata a metterla in Mortal Kombat. Poi cacchiarole, vedere lei strapazzata come non ci fosse un domani, un po' gni, la vedo un po' gni. Però un personaggio cazzone come lei c'è, cioè, sta tutto in Mortal Kombat. Però ribadisco, non lo so, è un po' gni, non lo so. È forzata, però ci può stare con Havik, essendo che lei con la questione dei caos, personaggi demoniaci, ci va un po' a braccetto, insomma, cioè li mena giorno e notte, quindi ci può stare in un certo senso. Magari è troppo forzato per la questione di... Olè, bel colpo. Troppo forzato magari a mettere come personaggio avversario Ash, che si sta ipotizzando che lo metteranno. Poi, ripeto, I don't know. Purtroppo è un punto interrogativo su sta cosa di Ash. Molto un punto interrogativo. Può darsi che non lo metteranno affatto. Ma poi abbiamo Melina, che ormai tutti ci stanno a combattere contro, perché la vogliono. Poi perché cacchio, Melina hanno messo Kitana, quindi Melina e Kitana vanno in coppia, soprattutto che dal 2 Melina e Kitana sono uscite insieme, sono state mostrate insieme. Quindi la necessità, insomma, c'è sta di metterli, no? Stiamo mettendo tutti i personaggi classici, eh? Con le skin classiche, quindi è tutto dovuto, insomma. Bello, credo che vi state a divertire di sto fatto di mettere i personaggi con tutte le skin classiche. Ovviamente li stiamo alternando nei combattimenti, così apprezzate le skin e i riferimenti. Io e tua figlia ci sposeremo. Nessun plebeo avrà mai la mia benedizione. Nessuno ha chiesto il tuo permesso. Mi è piaciuta la cattiveria. E quale altra cosa volevo dire? Di Mortal Kombat? Beh, non so neanche se si proporrà in futuro una nuova campagna, una parte 3. O probabilmente una cosa che mi piacerebbe veramente è proporre una versione arcade del gioco. Cioè, se mi mettete tutti i personaggi di Mortal Kombat, quindi ecco che poi volevo proporre di
fare un nuovo come si chiama? Avevo detto colonna per il roster, quindi altri 7 personaggi. Non sarebbe malvagio, uno mi direbbe perché, ve lo spiego subito, perché se si mettessero Ermac, Striker, appunto Smoke, anche se probabilmente lo metteranno, però posso mettere Reptile, Striker già l'ho detto, mettiamo anche Goro, in un certo senso basta solo loro, poi non so se metto, ripeto, io già sto dando per scontato che metto anche Sektor e Syrac. Praticamente con loro già mi avete messo tutti i personaggi di Mortal Kombat della vecchia trilogy. E questa sarebbe una figata. Sapete perché? Perché facendo sta cosa si può fare la versione arcade. Fare la versione arcade, ovvero come hanno fatto con Tekken e praticamente Street Fighter, soprattutto Street Fighter, propongono le versioni originali dei capitoli storici, quindi fare le skin classiche per quella versione arcade, quindi avremo anche Sonya versione Mortal Kombat 1 e compagnia bella, quindi skin alternative storiche, Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3. Abbiamo già quasi tutti i personaggi di quei capitoli e il gioco è fatto. E possiamo fare, e possono loro fare, stesso gli sviluppatori, una cosa geniale. Mettere, come in ogni torre arcade, le versioni vintage. Ovvero scegliere il primo Mortal Kombat, mettere come boss fight finale Shang Tsung anziano. Cosa che noi abbiamo la skin pure di Shang Tsung anziano, ok? Siamo onesti. E può a fare tutte le abilità di trasformazione. E può essere bello cazzone. E mi sembra come boss, come mini boss invece era Goro. Ecco. Ok, e ecco che ho detto anche se è bello giocarlo. Io so andare solo avanti. Dunque ti serve una lezione. Ok. Poi abbiamo. Sì, la skin di Mortal Kombat 3, raga, abbiamo. Eccolo. Guarda quanto è bello Cabal di versione Mortal Kombat 3. Solo i capelli sono un po' modificati, perché non ce li ha così, ce li ha un po' più lunghetti, però dettagli. Ma non possiamo avere la perfezione in tutto. Poi, cosa stavo dicendo? Ah, poi abbiamo Mortal Kombat 2, invece abbiamo Shao Kahn come boss fight finale, però come secondo boss, mini boss, abbiamo sempre Goro, era Kintaro, mi sembra, Omotaro, non mi ricordo, mi sembra che era Kintaro. Mentre come terza trilogy, nella trilogy c'era Motaro, poi c'era... perché ho tre mini... ero due mini boss, poi mi sembra che era Shang Tsung e infine... no, Shang Tsung, Motaro e poi chi... Shao Kahn. Quindi questo è... sarebbe una figata. E poi magari posso alternare la versione... dello stage, scusatemi, dell'arcade di Mortal Kombat 10 o del 9, anzi del 9, che sarebbe figo, essendo che il boss fight finale mi sembra che era sempre Shao Kahn. Bella, la finito con una brutality che poi la sua fatality originale, bellissima, bella Cabal, bellissima. Sì, perché mo lo stavo guardando, è una figata, bello davvero. Poi abbiamo, vabbè, poi c'è il 10 che, vabbè, abbiamo Shinnok come boss fight finale, sotto il mini boss c'è Goro, posso mettere anche Quan Chi. Attenzione, non è necessario, raga, che devono per forza, ok? Dico, per me, per forza, essere giocabili personaggi, posso essere pure degli A. Non mi interessa, però sarebbe già più apprezzato la cosa. Oh. È strano che non è stata modificata la skin. Vabbè, abbiamo... mettiamo Shiva adesso, versione Mortal Kombat 3, quindi la versione vintage. Vediamola un po'. Eccola qui. Qual è il tuo braccio preferito? Il braccio in alto a destra, quello dominante. Allora forse risparmierò almeno quello. Round 1, fight.
Bello. Vabbè, lei la versione del 3, la versione di Mortal Kombat 3 l'ho fatta a Shion, un combattimento molto semplice. L'ho fatto un po' a distante basandosi sugli attacchi alla Kintaro, in teoria. Che lei infatti praticava le arti un po' del fuoco, imitava le stesse combe dinamiche di Goro, però praticava anche gli attacchi di fuoco, cosa che Goro non aveva. Anche se io credo che qua stavolta Shiva perde. Sì, perché non è idoneo. L'ho messo un modo di combattere molto debole. Vai. Magari la prossima volta. Vabbè, un motivo in più di sfruttare e di mettere qualche altro personaggio con qualche skin classico. Ecco, questa è una mossa di Goro, per esempio. Comunque, quelle di Kintaro invece. Comunque, tornando a noi, se non ci dimentichiamo. Poi che vi volevo dire? Quindi non si sa benissimo che cosa hanno intenzione di fare i sviluppatori di Mortal Kombat, soprattutto per la questione del Covid, quindi già il gioco è molto lento con i miglioramenti. Poi non si sa se faranno dei nuovi fatality, nuovi stage, tante cose, raga, veramente manco tante cose. Dai Shiva, puoi sconfiggerla. Sì, però non mi fare le mostre. Aia, mannaggia Baraka. Aia. Ecco, questa poteva essere una brutality. Alzati. Bellissimo le skin colorate dei cyborg dietro. Quello, prima abbiamo fatto la versione di Sub-Zero Cyborg, mo' di Sector. E poi ci sta la versione di Cyrax, sì, perché i colori sono quelli. Secondo me ci sta un easter egg che dovevo fare di quella versione grigio, che sarebbe la versione di... Mamma mia, Baraka. La versione alternativa di come si chiama? Di grigia, di... di Smoke. Dai, ti sei fatto battere così facilmente. Dai, non ti farti battere così facilmente. Dai, Shiva. Puoi farcela sconfiggerla, dai. Non ti fa battere così da una principiante. Ti sei fatto battere da un principiante. No, neanche la fatale. Cioè, non gli ha permesso di fare nulla. Vabbè, ha perso. Quindi automaticamente è inutile ripetere il combattimento. Scegliamo un altro personaggio. Oggi ci stiamo dedicando a vedere un po' le skin classiche, oltre a parlare e a discutere un po' sulle news di Mortal Kombat. Seleziona combattente. Mi dispiace. Oh, Shiva ha perso. Vabbè, devo migliorare un po' la sua abilità. Le sue abilità. In questo caso andiamo sul sicuro e facciamo qualche personaggio classico. Sonia. Dol. No, Sonia già l'ho usato. Vabbè, troppo tardi. Dovevo selezionare prima un altro personaggio. Vabbè, usiamo Sonia. Magari ci scatturisce un'altra bella brutality. Merito il tuo rispetto. Non l'hai mai avuto, Frost. Risposta sbagliata. Ok, considerate che questa è la skin di Sonia di Mortal Kombat 3, ed è una figata. E notate che la maggior parte delle skin che ha proposto il gioco attualmente sono tutti di Mortal Kombat 3, tranne quelli là dei ninja che sono di Mortal Kombat 2. Che poi quello là del 2 non li vogliono proporre perché in pratica sono la stessa tipologia di costume, l'unica differenza è che a posto di essere di tessuto sono di plastica. Infatti la stessa maschera sono fatti di plastica. Solo che sono talmente pixellati e fatti un po' malino che non è che ci capisci al volo subito. Lo intuisci più avanti. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è che non hanno fatto una maschera identica di Sub-Zero come Scorpion. Cioè non gli hanno dato una versione di tessuto. E questo mi dà fastidio perché ho dovuto dare un tessuto alternativo che somiglia più al 2 che all'1. Però non fa niente. Magari lo aggiungeranno in futuro. Hanno avuto variare tantissimo le maschere tra i due. Ah, è la Fatal Blow. Bravissimo, mo me lo fai dopo tutto questo tempo.
Ah, quello fa male a vedere tutte ste cose. Ok. Comunque hanno migliorato molto sulla questione di luce in quel gioco, eh. Ora. Poi ripeto, mi dà fastidio che Frost fanno vedere troppo un corpo umano e lei è puramente una macchina. Questo è il grosso errore del personaggio in sé per sé. Dovevano farlo tutto robot. Eh sì, perché si vede che è un robot a tutti gli effetti. E infatti questo errore è gravissimo. Intanto dai, è andata bene con Sonia, ma dobbiamo cambiare con Cabba il personaggio. Sì, perché tanto gli sto facendo vedere tutte le skin, quindi c'è sta tutto. Seleziona combattente e mettiamo un bel personaggio che non vediamo quasi mai, è Kano. Mortal Kombat 3 oltretutto come skin. Sì, perché la versione io ho anche dell'1, ma è un riferimento di colore. Ma non è il costume suo vero originale. Il suo vero costume originale dell'1 è una camicetta, un vestitino, una cosa, un tessuto proprio fatto male. Il tuo regno ora deve finire. Non osare, miserevole ingrato. Mostri che ho ragione, Kano. Vabbè, ci sta, vediamo quanto sei forte. Madonna te con Baraka. Da un fastidio Baraka. Kano è sempre stato un personaggio fastidioso. Comunque si ipotizza come skin alternative per Aftermath a tema cinema. Cioè skin dedicate alla saga cinematografica, al primo film più che altro di Mortal Kombat. Quindi presumo la skin per Kitana, una skin per Forze, sarebbe una figata. Per Raiden sarebbe una figata davvero. Una skin per Sonia. E già so tre belle skin. Poi non so se proporranno qualcos'altro di simpatico. E a me quella è una skin, un pack. Il secondo pack a me piacerebbe Mortal Kombat 3, ve l'ho detto. Quindi le skin alternative proprio dei ninja sarebbe veramente una cosa bellissima. Soprattutto perché per le maschere ce l'abbiamo, quelle là plastificate. Quindi siamo a posto proprio per le skin di Mortal Kombat 3. E poi sono delle belle skin, onestamente. Anzi, in realtà ce l'hanno plastificate, rinforzate, però sembrano classiche come nel 1. Quindi un motivo in più da proporre assolutamente. Bello. Le fatality di Kano sono cattivissime e violente. Infatti, bravo. Spero che proporranno qualche nuova fatality per i personaggi. Poi, bene, ho detto due pack costumi. Poi ci stava il terzo, cioè poi c'era uno, vabbè, quello che abbiamo, che mo vedremo pure come skin apposita. Anzi, mo lo vedremo poi con Frost. Così vediamo la nuova skin di Frost, che già l'avete visto, però non ve l'ho mai fatto vedere in azione. Quindi un motivo in più da proporvelo. Che poi fa parte del nuovo pack che si otteneva tramite il preordine. Il preacquisto, che preordine? Preacquisto di Aftermath. Però attenzione, si può ottenere i costumi praticamente di Scorpion, di Sub-Zero e di Frost. Queste skin che non mi ricordo come si chiamava. Praticamente nel negozio premium, quindi prima o poi usciranno e saranno disponibili per tutti. In pratica sei Sub-Zero donna? Siamo diversi non solo nel genere. E dove lo trovo? Su Wiki? Mi è piaciuto. A parte che ha detto giusto la frase corretta. Un Sub-Zero donna, effettivamente ha ragione. A parte che gli ho fatto voglia la skin da Sub-Zero classico, quindi la citazione c'è sta tutta. E poi, devo essere sincero, Frost in questa versione skin ci sta tutta. Cioè, che poi richiama proprio la sua versione un po' originale che è sempre stata mostrata, in teoria, eh. L'unica cosa che vorrei tanto una skin semi-alternativa del 10, che nel 10 era molto accattivante, che più o meno gli somiglia a questa versione qua, però... Nel 3 era. Cioè nel 10 era una skin che richiamava più il Mortal Kombat 3. Mamma mia.
Bravo. Cosa ti aspettavi? Ripeto, vedete che è un cyborg, cacchiarole, mi fate... Vabbè. C'è l'errore tecnico, proprio, vabbè. Comunque, detto questo... no, il terzo pack costume sono molto indeciso. Intanto ha perso la testa la nostra Frost. E l'ha ripersa di nuovo. Comunque, stavamo dicendo... il terzo pack costume non lo so. Uno è sul cinema, sarebbe fighissimo. Un altro magari su Mortal Kombat 3, sto ipotizzando io. E un altro a tema, spero non estate, perché sennò è una barzelletta. Spero proprio di no. Io spero sempre a tema horror, almeno sul fantasy, che renderebbe molto idoneo molti personaggi, come ad esempio Scarlet a tema... a tema vampira, sarebbe fantastico. E non lo so, altri skin alternativi. Ecco, questo è bello, questa fatality, perché questo richiamerebbe Smoke, richiamerebbe assolutamente Smoke questo fatality, perché infatti è l'unico cyborg tutto grigio, e Tryborg era grigio a tutti gli effetti, manca solo il fumo. Va bene. Bene, abbiamo fatto quasi tutto, manca solo questo. E useremo un nuovo personaggio. E chi useremo? Io vorrei usare Jax classico, perché se lo merita. Solo che io vorrei mettere anche qualche personaggio extra. E non lo posso usare perché giustamente... Indovinate un po' il perché... Ve lo dico io il perché. Perché sto disgraziato usa già Baraka. Quindi non posso evocare io un personaggio. Disgraziati infami cattivi. Comunque dai, è stato un bel gameplay con tutti i quasi tutti i personaggi di Mortal Kombat. A me li abbiamo usati praticamente. L'unico personaggio alternativo. È il momento di passare il testimone. La piccola è brava, ma non ancora quanto me. Non sottovalutare tua figlia, Jackson. Giusto, lol. Dicevo, l'unico personaggio che abbiamo affrontato che non fa parte di Mortal Kombat è stato, se avete notato, Spawn. Tutti gli altri che abbiamo affrontato sono tutti di Mortal Kombat. Questa è una cosa già positiva. Mo vediamo un po' Jax come lo mena alla grande. A parte che la skin di Jax è troppo bello. Spero soltanto che proporranno le versioni di braccia normali, perché comunque, se avete notato, sono comunque delle skin. Quindi le braccia, queste qua classiche di Jax, sembrano proprio umane. Cioè, in senso che sembra una skin del tipo che posso benissimo essere quelle là, versioni normali umane. Quindi basta che ne fanno un'altra versione umane vere e fai la skin di Jax con le braccia umanoidi, cioè sue, prima che le strappassero, prima che Ermac le strappasse, e può diventare, e posso fare la skin di Mortal Kombat 2, perché Jax la prima volta è stato mostrato, è stato nel 2. Boom, è caduto, benissimo. Bene, e Jax ha perso. Quindi vuol dire che seleziona un nuovo combattente e vediamo chi usare. In questo caso usiamo Scorpio. Magari la vinciamo subito. Sì, perché voglio farlo giocare. Vediamo un po'. Raiden garantisce per te. Io sono cambiato dall'ultima volta. Non ne sono convinto. Round 1, fight. Vediamo un po' come combatte, dai. What? Cosa è successo? Non l'ho capito. Bene, l'ha presa in pieno. Questo già è una cosa non molto positiva. Dai, Baraka, non rompere i coglioni. Ah. Vedi? Mannaggia te Baraka. Dai, li sta parando tutti. Madonna, folgorato tantissimo.
Baraka, hai rotto un po' le scatole, eh? È Baraka il problema. Un'altra volta? E che pare? Va bene. C'è un disgraziato, però. Vediamo ancora. Vedete, vedete come ho fatto per il fatto del 3. Poi ci sta Mortal Kombat 2 Secret, perché l'ho fatta versione segreto. Però lui è più del 3, Smoke. Infatti gli lascerei questo, però prendiamo questo qua e riproponiamo con le stesse skin, quindi 1, 2 e sbaglio questo. Te pareva. Voltato le spalle a tuo fratello. I morti non hanno più una famiglia. È tutto ciò che gli resta, Bi-Han. Round one, fight. Eccomi qua. Scusatemi, ero un attimo. Me l'ha detto mia. Me l'ha un attimo chiamato. Speriamo che riusciamo a risolvere subito questo bel combattimento. Dai. Dai, Smoke. Che mi. Smoke, ma no. Non sai, fai il tuo dovere, se no. Lasciamo stare e la perdiamo, dai. Oh. Dai, non è possibile. No, ma il problema è quel Baraka. Bellissimo. Aia. No, mi ha fregato quel rallenti. No, dai, pochissimo. Ancora? Urlo? Fantastico. Dai, l'ultimo tentativo, che se no qua non la finiamo più. Ultimo tentativo, che poi pure l'ultimo personaggio che le scrive. No, in realtà no, in realtà ne ho altri. O Johnny, o Shao Kahn, o Shang Tsung, però onestamente facciamo lui, ci togliamo pensiero. Un'altra volta, 1, 2, e dai, così ce lo leviamo dalle scatole, dai. Raiden ha ucciso il mio Revenant. È stato spietato nella guerra del regno occulto. Io e lui dovremmo fare due chiacchiere. Round one, fight. Sì, purtroppo quando succede che sono scaturiti gli orari, purtroppo gli orari, sottolineo, determinati orari devo mutare perché mi chiameranno in continuazione. Ma vediamo di vincerla, se no la perdiamo. No, ma il problema è quel cacchio di Baraka, perché ci fa perdere la concezione del ritmo del stesso. E poi si para sempre, vedete che disgrazia quel Baraka. Almeno. Ma curati però. Oh, guarda che bello, finalmente. Bello, devastatissimo. Sì, però non è che sfrutta di curarsi, no, Bastardo. Guardate, oh, sfrutta tutte le dinamiche possibili e immaginabili, ma non sfrutta. Oh, ecco qua, dai, sconfiggilo. Bella. Oh, fai la fatality. Oh, perfetto. Raga, qui abbiamo finito con la vittoria di Sub-Zero. Qui del 38, al prossimo video. Passo e chiudo.